Cari amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti. Oggi andiamo avanti con una serie che so che apprezzate tantissimo, ovvero quella sui setup di trading. I setup non sono altro che spunti operativi, ma all inclusive, quindi vi mostro proprio l'operatività, come si può impostare in base a certe condizioni che si verificano, appunto i setup. Il setup di oggi è il falso break, ovvero la rottura di un livello chiave che subito dopo o poco dopo si rivela fasulla, quindi il livello chiave viene riassorbito. È importantissimo saper operare su questo setup perché in un mercato estremamente manipolato e volatile come quello di Bitcoin e ancora di più delle altcoins si verifica veramente spessissimo. Quindi oggi andiamo a vedere dalla A alla Z come operare su un setup di questo tipo, ovvero come posizionare gli entry, come posizionare e dove i take profit e gli stop loss e ovviamente per prima cosa come riconoscere che siamo in presenza di un falso break. Vi ricordo che se apprezzate sempre i miei video e i miei contenuti, cortesemente lasciatemi un like anche a questo video, così mi gasate, mi incentivate a continuare a dare del mio meglio, a produrre contenuti di qualità. Sì, iscrivetevi al mio canale, mi raccomando, cliccate anche la campanellina così non vi perdete nemmeno un nuovo video appena esce. Sapete che il tempismo è tutto nelle cripto. E infine seguitemi anche sugli altri canali social, trovate i link in descrizione. Basta chiacchiere, andiamo a vedere come operare sui falsi break. Seguitemi. Il setup che andiamo ad analizzare oggi è il falso break, ovvero la falsa rottura di un livello chiave che può essere in alto o in basso ovviamente, e l'operatività che si può andare a impostare su un movimento di questo tipo. A cosa ci serve riuscire a individuare i falsi break? Beh, innanzitutto per non caderne vittima noi per primi, in secondo luogo per sfruttarli addirittura andando ad impostare un'operatività standardizzata su di essi, dove per standardizzata si intende proprio andare a definire, una volta individuato il livello chiave e il movimento di rottura finto, un entry, un take profit e uno stop loss consoni al caso, quindi impostare un trade nella maniera migliore possibile. Iniziamo andando a capire che cos'è un falso break e perché si verifica. Allora, innanzitutto, prima di vedere questo video, se non lo avete già fatto, vi consiglio di andarvi a recuperare un mio video di un po' di tempo fa, abbastanza tempo fa oserei dire, dove parlo dell'order flow istituzionale, ovvero cerco di spiegare le manipolazioni che avvengono in maniera costante e molto frequente sul mercato, il motivo che le spinge ad avvenire e soprattutto la modalità con cui esse avvengono, che è alla base di tutti questi falsi movimenti, perché gli istituzionali, intesi come i grossi capitali, le balene, chiamatele come volete, operano in maniera praticamente opposta ai cosiddetti retail traders che siamo noi, i pesci piccoli, quindi loro muovono il mercato per sfruttare certe situazioni per niente ovvie. Se pensate che siano cose ovvie vi sbagliate, quindi vi lascio qua il link a quel video, quindi dateci un'occhiata se non l'avete fatto e poi ritornate qui a sfruttare meglio questo setup. Allora, come vi ho detto poco fa, i falsi break sono trappole innescate dalle cosiddette whales, dai grossi capitali, al fine di attingere da pool di liquidità, quindi loro rompono i movimenti, rompono i livelli chiave affinché due cose possono succedere: vengono innescati quindi degli ordini stop sia di chi ha messo gli stop loss, sia di chi viene liquidato, sia di chi invece magari è un breakout trader e vuole entrare proprio subito alla rottura per sfruttare l'accelerazione del livello chiave. Tutto questo effetto domino genera liquidità, quindi muove il prezzo in una certa direzione, fa aumentare i volumi. E quindi cosa fanno le grosse mani? Fondamentalmente i grossi capitali sfruttano questo movimento per andare a fillare, quindi a eseguire i loro ordini di mercato opposti, in direzione opposta della rottura del livello che è avvenuta, per generare meno slippage possibile, ovvero per fare acquisti o vendite grosse senza muovere il prezzo di mercato, sfruttando appunto questo eccesso di liquidità che si genera. Un secondo motivo per cui vengono generati questi falsi movimenti è aumentare o diminuire, ovviamente qui ho fatto un caso, ho espresso un caso, però vale sempre anche quello speculare, aumentare il prezzo volutamente,
utilizzando appunto l'accelerazione di cui abbiamo parlato poco fa, al fine di distribuire, quindi andare a vendere loro stessi a un prezzo vantaggioso, magari un po' più alto, e, oppure per aprire posizioni short, e poi sfruttando lo svuotamento dell'order book generato proprio da quell'accelerazione che c'è stata, perché tutti quegli stop orders e i breakout traders vanno a svuotare l'order book andando a concitare tutti i loro ordini a mercato, e quindi con un volume nettamente minore a quello che è servito per alzare il prezzo lo si può riabbassare al livello precedente. Questo spesso e volentieri genera i cosiddetti pattern a BART. Andiamo a vedere meglio in maniera più dettagliata come può eseguirsi, come può palesarsi un falso break. Ci sono due break principali legati principalmente appunto a quei due casi che abbiamo visto fino a poco fa. Il primo è un break ad assorbimento immediato. Cosa significa? Significa che il livello chiave viene rotto e immediatamente viene riassorbito il movimento, quindi possiamo avere un breakout e nella candela immediatamente successiva una perdita del livello che abbiamo rotto a rialzo, quindi una candela chiude sopra e quella dopo chiude immediatamente di nuovo sotto. Questo come... Che cause ha? Insomma, il primo caso di prima, ovvero il breakout dal livello innesca gli stop orders, innesca i breakout traders che entrano per sfruttare l'accelerazione e loro, le grosse mani, i grossi capitali, fillano gli ordini opposti. Quindi se scattano stop buy, scattano tutti gli stop loss di chi era short, eccetera, eccetera, loro sfruttano questi ordini di mercato in acquisto sopra il livello chiave per andare a shortare e poi subito quindi assorbire il movimento generando tanto volume, riuscendo a fillare tantissimi ordini, tantissimo volume di ordine, senza muovere il prezzo in maniera esagerata. È questo il punto: generare meno slippage possibile, perché è difficile, se si hanno capitali enormi, riuscire a fare operazioni senza alterare troppo il prezzo e quindi senza rimetterci noi per primi, mettendoci nei panni delle grosse mani. E questo è uno dei modi. La seconda dinamica di falso break è l'assorbimento postumo, quindi non abbiamo il break e subito l'assorbimento, ma abbiamo il break, la permanenza sopra il livello chiave per un po' e il conseguente assorbimento. Si vede molto spesso questo nei pattern appunto a BART, con un movimento molto poco organico. Questo cosa causa? Cioè, o meglio, da cosa è causato? Da un'accumulazione o distribuzione, ovviamente dipende dal verso del break. Se è un breakout ci sarà una distribuzione, se è un breakdown un'accumulazione, perché poi lo scopo ovviamente è andare nella direzione opposta, a prezzi più vantaggiosi e con maggior liquidità. Ve l'ho detto, la rottura del livello innesca ordini, innesca liquidità e poi svuota l'order book, e quindi è più facile, diciamo così, andare a recuperare quel livello perso utilizzando decisamente meno volumi proprio grazie all'order book vuoto. Scusate se mi ripeto, però secondo me sono cose utili da capire molto bene. Vediamo due esempi pratici. Allora, assorbimento immediato. Abbiamo un pump, diciamo così, una lateralizzazione che crea un livello di resistenza a 8245. Dopodiché un break con chiusura della candela sopra a questo livello di resistenza, generato anch'esso dalla chiusura delle vecchie candele, e immediatamente dopo abbiamo un assorbimento. Vedete, infatti, i volumi sono molto alti sia nel break che nell'assorbimento. Questo, evidentemente, è stato generato dal fatto che sopra questo livello di resistenza si trovavano numerosissimi stop loss, numerosissimi stop buy dei breakout traders e quant'altro, e quindi andando a superare questo livello di prezzo, i grossi capitali sapevano di innescarli, e questo è il motivo per cui vedete i volumi di questa candela sono nettamente maggiori dei precedenti. In seguito loro hanno iniziato a fillare i loro short sfruttando la liquidità in acquisto che si è generata qui, andando quindi a riassorbire interamente il movimento e sfruttando soltanto un'oscillazione di un centinaio di dollari sono riusciti a fillare ordini per diversi milioni, e quindi senza generare slippage e con il massimo vantaggio da parte loro. Poi naturalmente hanno proseguito il movimento a ribasso. Questa è una prima dinamica. La seconda, di assorbimento postumo, vede una dinamica leggermente diversa ma molto simile, come vedete. Abbiamo anche qui il livello chiave,
8073 in questo caso la linea gialla, generato da una vecchia zona di accumulazione. E alla chiusura delle candele andiamo a disegnare il livello di resistenza. Un breakout molto chiaro, accompagnato da volumi, vedete, una fase distributiva durata qualche giorno, no scusate, è di 4 ore, sì, però sempre qualche giorno, sopra al livello chiave, e in seguito abbiamo l'assorbimento del movimento. Cos'è successo qui? È successo che questa prima candela di break ha innescato di nuovo gli stop, l'accelerazione, fino ad arrivare all'esaurimento del primo impulso. Una volta arrivati qua in alto, i grossi capitali hanno sfruttato la fase distributiva appunto per distribuire, quindi per vendere, sfruttando in particolare una cosa che capita spesso e lo vedremo alla fine quando parliamo delle confluenze, le oscillazioni al di fuori di un range che viene creato. Di solito la dinamica è break, range molto 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 stretto, sottilissimo, e poi assorbimento, è il pattern BART. Il range molto stretto avvantaggia la fase distributiva, proprio perché fuoriuscire dal range è un movimento che innesca altra liquidità, e quindi torniamo parzialmente al caso 1, diciamo così, e gli permette di distribuire agevolmente. Guardate tutte queste shadows in alto, questa ad esempio, la candela più grande, è accompagnata da volumi giganteschi, e questa è una candela palesemente distributiva, in particolare perché si trova in un range. L'assorbimento del movimento di breakout ce lo conferma, quindi questo è il caso numero 2. Andiamo adesso al dunque, abbiamo capito le dinamiche, cerchiamo di capire come operare su queste stesse dinamiche per sfruttarle a nostro vantaggio, cercando di seguire, diciamo così, i movimenti dei grossi capitali. Una possibilità è la più aggressiva di tutte: entri immediato all'assorbimento del livello. Cosa significa? Significa che una volta che c'è una candela che supera il livello rotto, quindi può essere o questo appena scende qua sotto, piuttosto che quest'altra appena scende qua sotto, vado di ordine a mercato, oppure piazzo anticipatamente uno stop order, insomma sempre lì sotto, che equivale poi a eseguire un ordine a mercato davanti al monitor una volta che violiamo quel prezzo in maniera di assorbimento. Questo ovviamente causa il massimo rischio, perché ci espone al rischio di falso assorbimento, che c'è sempre anche quello, volendo questa candela avrebbe potuto scendere qua sotto e poi essere repressa di nuovo in alto, può succedere sempre tutto, infatti ci espone a un massimo rischio ma ovviamente anche un massimo reward, perché entriamo immediatamente vicini al prezzo, quindi se poi avremo ragione, massimo reward. Per andare, diciamo così, a diminuire leggermente, sensibilmente il rischio, possiamo attendere la chiusura della candela di assorbimento. In questo caso il rischio è sempre alto, attenzione, e si abbassa un po' però rispetto a fare un ordine a mercato immediatamente varcato quel livello, e il reward ovviamente si muove in maniera pari al rischio, è proporzionale al rischio. Quindi in questo caso significherebbe, alla chiusura della candela qua, andare a impostare, cioè andare a vendere a mercato, semplicemente market sell, seguendo l'assorbimento stesso. Caso numero 2, andando ancora a diminuire il rischio, questa è un'operatività più cauta, ovvero attendere il retest. Cosa significa? Significa che dopo l'assorbimento aspetto lo storno di nuovo fino a quest'area, cioè io mi immagino che l'assorbimento genererà un movimento concorde al movimento di assorbimento, chiaramente, che si protrarrà oltre al livello chiave. Dopodiché ci sarà una fase di storno, e proprio in quella fase di storno punto ad entrare sul retest, quindi nella zona sempre del livello chiave violato e assorbito. Questo ovviamente causa un minor rischio e una minor reward, proprio perché è un'operatività a posteriori, quindi non andrò mai a recuperare lo stesso livello, raramente il retest si fa sul medesimo livello, ma occorre andare a designare un'area nell'intorno alla quale io piazzerò degli entry frammentati, perché altrimenti c'è il rischio di miss, ovvero di perdersi il possibile entry. Esempio, se qua fa il break, storna e già da qui poi ricontinua il movimento discendente, io mi sono perso il possibile entry. Questo è uno dei rischi dell'operatività sul retest. I vantaggi invece sono di aver un minor rischio di falsi positivi. A volte il retest non avviene neanche, addirittura il movimento è talmente impulsivo e talmente veloce che dampa in barba qualsiasi retest.
Take profit, dove lo vado a posizionare? Allora, normalmente si posiziona nella prima zona di resistenza per essere i più cauti possibile, almeno parzialmente. Cosa significa? Significa che non appena io vado a vedere nello storico una zona di lateralizzazione, un livello chiave che respinge il prezzo, quant'altro, un cluster di volumi, lì io piazzo un primo take profit. In questo caso poteva essere appunto quest'area qua dove vedete abbiamo lateralizzato per bene. È un primo livello di resistenza, o first trouble area, come insomma, per fare i fighi. E questo ovviamente dà un minor risk to reward ratio perché solitamente sono abbastanza vicine, cioè c'è abbastanza spesso una prima zona di resistenza, ma ovviamente ho una maggior probabilità di esecuzione, quindi un minor rischio di posizione. Altrimenti c'è l'operatività trend follower che ha un ottimo potenziale, soprattutto in questi casi. Operatività trend follower significa che io non vado a impostare subito un take profit, ma seguo il movimento, quindi io metto lo stop loss e tra poco vediamo come, e poi lo vado a spostare seguendo il movimento che è nato. Questo che vantaggio mi dà? Mi dà un enorme vantaggio nel caso in cui nasca effettivamente un trend, quindi un movimento più duraturo che si propaga sui time frames più elevati, perché io non me lo perdo. Di contro, se mi sbaglio, rischio di perdermi magari un primo take profit e poi il movimento mi va in stop loss. Quindi mi espongo a un maggior rischio di posizione, maggior rischio che scatta lo stop loss, però mi espongo anche a un maggior potenziale guadagno nel caso in cui il movimento mi dia ragione. È sempre il trade-off tra l'operatività trend follower e l'operatività di breve, insomma, con un take profit già immediato. Andiamo a vedere l'ultima, nonché la più importante operatività, ovvero dove vado a mettere lo stop loss? Anche qui ci sono è abbastanza semplice, ci sono principalmente due punti validi per mettere lo stop loss. Il primo, oltre la candela di break, ovvero al punto di invalidazione. Cosa vuol dire? Ad esempio, in questo movimento, la candela di break ha questa candelona rossa, lo stop loss lo dovrei mettere sopra alla candelona rossa. Molto molto semplice. Perché dico questo? Perché ovviamente se il movimento ritorna sopra la candela di break, significa che è totalmente annullato, oserei dire. Ideale, stop loss a chiusura della candela. Cosa significa? Significa che anche in questo caso non metto lo stop loss subito, ma aspetto di vedere con i miei occhi dove chiude la candela, per evitare che anche in questo caso io abbia un movimento impulsivo che poi viene assorbito subito e continua il trend, che insomma in Bitcoin sapete che capita molto spesso. Quindi anche qua c'è sempre un po' il discorso, lo stop loss di metterlo fisso versus metterlo quando chiude la candela. Se lo metto quando chiudo la candela, sporco un po' il risk to reward ratio perché non riesco a quantificare in maniera precisa il rischio, in quanto non so in anticipo quanto vado a rischiare perché non so esattamente dove sarà lo stop loss, essendo alla chiusura della candela. Devo mettere in conto solitamente quando faccio i miei piani con uno stop loss a chiusura della candela, una tolleranza che può essere ad esempio del 5-10% sul capitale a rischio. Ovviamente questo è efficace per l'assorbimento immediato. Per quale ragione? Per il fatto che, vedete, io magari metto, cioè punto su questo assorbimento. Adesso questo è anche bello grosso che la candela ha chiuso abbastanza sopra. Però se avesse chiuso vicino al livello chiave, poi fosse subito assorbita e io mettessi lo stop loss immediatamente sopra la candela, è facile che si generi un po' di turbolenza, in questa turbolenza ci sia una shadow che mi va a bucare lo stop loss e poi ritorna verso il basso. E quindi è più efficace quando abbiamo un assorbimento immediato, quindi un movimento più turbolento, è sempre meglio attendere la chiusura delle candele, proprio per minimizzare la possibilità di falsi positivi. Numero 2, caso numero 2, che vale ovviamente per il setup che prevede un'accumulazione e distribuzione, è di mettere lo stop loss oltre l'area di accumulazione o distribuzione. Cosa significa? Torniamo sempre qua. Allora, significa che in questo caso ho il break, scusate, l'assorbimento, e entro all'assorbimento. Lo stop loss lo metto sopra l'area di distribuzione. Capite molto bene che, ad esempio, in questo caso mi sporca in maniera clamorosa il risk to reward ratio, perché lo stop loss è larghissimo, soprattutto se entro alla chiusura della candela. Quindi occorre sempre meditare, sul fatto se ne vale la pena oppure no.
L'operatività infatti va scelta tantissimo in base a quello, in base al grafico come si genera, quindi la lunghezza della candela di break, la distanza dell'area di accumulazione a distribuzione dal livello assorbito, insomma tutti questi fattori mi devono far decidere innanzitutto se operare o no, perché se abbiamo un risk to reward ratio imbarazzante, piuttosto passo, insomma, alla prossima. E, altrimenti se vedo una formazione bella con magari un'area di accumulazione e distribuzione sottile vicino all'area di break, una candela pulita e quant'altro, allora deciderò dove mettere lo stop loss, deciderò il take profit in base se è vicino o lontana la prima zona di resistenza, in base anche al trend sui time frames più ampi deciderò se impostarmi in modo trend follower oppure no, e tutte queste discussioni qui. In ogni caso, le operatività sono queste. Per concludere, andiamo a vedere le confluenze, ovvero quei fattori che mi incrementano o decrementano la probabilità e l'efficacia di questo setup. Numero 1, pool di liquidità nei pressi del livello chiave rotto. Cosa significa? Significa, torniamo di nuovo indietro, andare a vedere se c'è liquidità nei pressi di questo livello chiave. In questo caso c'è, da cosa lo capisco? Come abbiamo accennato poco fa, abbiamo dei tentativi di attacco, tac, 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 tutti assorbiti, del livello stesso. Cosa significa? Significa che qua sotto c'è un sacco di liquidità che è stata sfruttata proprio dai grossi capitali, quindi questo aumenta la probabilità di efficacia quando andiamo a vedere tanta liquidità. Nessun retest del livello tra il break e l'assorbimento. Questo più che una confluenza è una, diciamo, una condizione necessaria, oserei dire. Ovvero, tra il break, questo e l'assorbimento, non ci deve essere un retest del livello, altrimenti si invalida tantissimo il setup. Vedete qua, non c'è perché lateralizziamo lontano dal livello stesso. Numero 3, lunghezza del periodo di accumulazione e distribuzione tra break ed assorbimento. Più è lungo, più dura il periodo e più si genera liquidità e quindi più diventa efficace questo setup. Scarsa ampiezza del periodo AD, accumulazione e distribuzione, e presenza di shadow lunghe nel medesimo indica sfruttamento di liquidità. Qui si è tornato un po' indietro nel video, ne abbiamo parlato poco fa. Ovvero, se il movimento qua sopra è sottile e ci sono shadows ai lati, vuol dire che è già stato sfruttato nel senso di generare break da assorbire proprio per andare a distribuire, a generare liquidità da sfruttare per i grossi capitali, quello che abbiamo detto prima. Infine, i volumi delle candele di break assorbimento, che ovviamente devono essere alti, più sono alti e meglio è, in particolare su assorbimento immediato. È chiaro che ci deve essere volume molto forte di break generato dalla trappola innescata, quindi dagli stop, liquidazioni e breakout traders, e poi un fortissimo volume altrettanto forte di assorbimento, chiaramente, della liquidità sfruttata dai grossi capitali. Ultima cosa, l'ampiezza del time frame considerato. Più il time frame è ampio e meglio è, cioè più c'è probabilità che il setup vada come previsto. Che dire, questo è quanto. Io spero di essere stato chiaro. Seguitemi su Telegram se già non lo fate, perché lì metto in tempo reale tutte le idee che mi vengono sul mercato, osservandolo anche in base a tutti questi setup che vi ho descritto. Vi ricordo che questo è l'episodio numero 5 sui setup. Se volete vedere gli altri 4, c'è una playlist dedicata proprio qui sul mio canale YouTube, quindi andateci a dare un occhio, che ne vale la pena. Cosa ne pensate? Lo utilizzerete? L'avete già utilizzato? Fatemelo sapere nei commenti. Vi saluto e alla prossima!